se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. È con questo spirito di giustizia e di memoria che oggi vi racconteremo la storia di uno studente di Campagna Lupia, Angelo Peruzzo, un giovane partigiano morto nel 1945 a pochi passi da qui, freddato da mano nemica. Mi chiamo Angelo. La mia famiglia, i Peruzzo, è conosciuta in tutta Campagna Lupia. Sono figlio di Narciso e di Concetta Pancì. Durante il periodo del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, presso la nostra abitazione in via Lugo, oggi via Manin, e nell'altro tratto via Marconi, prese alloggio un reparto delle SS. Nessuno a quei tempi poteva opporsi, tanto che i tedeschi spadroneggiavano un po' ovunque e controllavano i nostri paesi, prendendo come quartier generale gli edifici che si trovavano in posizioni strategiche, come casa mia, appunto, o la zona del centro, tra l'odierna villa comunale e la casa del fascio, nell'allora piazza centrale, oggi piazza Matteotti, e anche nella casa del Gastaldo di Villa Colonda. Io allora ero un giovane studente del liceo che amava leggere e che sognava di cambiare il mondo. L'idea di avere soldati praticamente in casa mi infastidiva, sì, ma non mi impediva in gran segreto di coltivare le idee di liberazione da quel terribile giogo del nemico. Così mi unii ai partigiani di Campagna Lupia e di Boion e spesso di notte ci si trovava nella zona dei Vasi per progettare imboscate e boicottaggi. Nel 1945 sentivo che la guerra sarebbe finita da lì a poco e ad aprile si cominciò a parlare di ultimi sforzi per cacciare il nemico. Tuttavia, noi abbiamo vissuto in modo tremendo i giorni successivi al 25, perché il nemico in fuga passava proprio per le nostre strade. La mattina del 28 aprile, visti i continui tafferugli, mi precipitai con carrozza e cavallo a Dolo per portare a Campagna Lupia il prefetto, affinché decidesse il da farsi per riportare un po' di ordine. Quando arrivai in paese con questa importante personalità, pensai di fare tappa al bar d'Amarigo, che oggi tutti conoscete come bar da Campalto. E così mi misi lì, di fronte, con alcuni amici, proprio all'entrata del locale. Intanto i tedeschi, sconfitti, giungevano da Lugo e da Lova e sfilavano a testa bassa lungo l'odierna via della Repubblica, all'epoca dei fatti via Roma. Al loro passaggio alcuni da lontano inveivano e brontolavano parole indicibili. Io mi trovavo sotto la pensilina con altri ragazzi e gente più anziana e osservavo infastidito la fila che avanzava. Dalla mia faccia devono sicuramente essersi accorti del mio disprezzo nei loro confronti. Fatto sta che ad un mio scatto uno si lanciò su di me. Io non ebbi neppure il tempo di difendermi perché lui, forse intuendo, sapendo che ero partigiano, mi provocò e poi, dopo una breve colluttazione, il vuoto. Così scrisse di me nel libro dei defunti il mio parroco, Don Domenico Valente, anche lui vittima della barbarie nazista. Angelo Peruzzo, morto il 28 aprile 1945, alle ore 10, colpito al capo dalla tedesca rabbia con il calcio del fucile. Fu proprio lui a darmi l'estrema unzione e a farmi i funerali il 1° maggio.
Io ho sempre amato la mia campagna Lupia e ho sempre lottato per vederla libera dal nemico. Così, quando passate in cimitero per andare a trovare i vostri cari, fermatevi a salutarmi. Riconoscerete subito il luogo dove le mie giovani membra riposano. Sul marmo c'è una scritta: Peruzzo Angelo, con nobile sacrificio della fiorente giovinezza, l'onore suggellò dei partigiani d'Italia nella pace di Cristo per sempre. 12 gennaio 1927, 28 aprile 1945.